piccolo gesto pieno di solidarietà, anche se poi i gesti non sono mai piccoli. Così il sindaco di Fano Massimo Seri ha elogiato l'iniziativa presa dalla famiglia Biagiotti, proprietaria del negozio di abbigliamento Bin di Fano, che per testimoniare la sua vicinanza alla sanità, duramente messa alla prova durante questo periodo, ha deciso di creare durante il lockdown e con il supporto di Bizzo.it una raccolta fondi denominata Restiamo Abbracciati per sostenere Marche Nord e l'area Vasta 1. In questo caso è un'attività commerciale che grazie all'unione anche del nome del BIN, che è l'incontro di due fratelli, hanno portato a questa iniziativa che ha portato a raccogliere queste somme che vengono ridistribuite al nostro territorio sotto l'aspetto sanitario. Quindi è un bel gesto, una bella iniziativa, un messaggio importante dove ci sentiamo sempre più comunità per affrontare questi momenti difficili dove ognuno cerca di fare la propria parte. Grazie al commercio di magliette, le quali al centro riportano la scritta «Siamo angeli con un'ala soltanto, possiamo volare solo restando abbracciati» ed il logo del negozio, la famiglia di Antonio Biagiotti con i figli Enzo e Benedetta ha totalizzato 3.250 euro, denaro che è stato consegnato ieri pomeriggio al sindaco di Fano Massimo Seri, che provvederà a recapitare 2.100 euro a Marche Nord e i restanti 1.150 euro ad Asur, area Vasta 1. Sono qua per ritirare simbolicamente due assegni che poi sono sostanza da girare all'azienda Marche Nord e all'area Vasta numero 1, ma sono qua anche per testimoniare e soffermare l'importanza di un'iniziativa come questa, che dimostra la sensibilità che c'è in questa città, dove ognuno, e in base a quello che fa, in base alla propria idea, alla propria creatività, cerca di fare qualcosa per superare e aiutare a superare questo momento difficile di pandemia che colpisce tutti quanti. In questo caso è un'attività